La lettera di Ogneto custodisce un episodio molto curioso. Intorno al 1436 Tommaso d'Arezzo ritrova questo testo a Costantinopoli, dove si era recato per studiare il greco. È il come che è davvero curioso. Andando al mercato per comprare del pesce per lui e la sua comunità, si accorse che il pescivendolo gli aveva avvolto il pesce in una pergamena antica. Arrivato a casa, scoprì che questa pergamena conteneva la famosa lettera che poi diventerà la lettera a Diogneto. Di questa lettera sappiamo veramente poco. Sappiamo che era indirizzata a una persona che mai aveva sentito parlare del Dio raccontato da Gesù. Per questo il nome Diogneto probabilmente è l'incrocio fra Deus e Ignotus, riferito al fatto che questa persona Dio non lo conoscesse. Probabilmente questa lettera è stata scritta da un autore cristiano vissuto dopo il 100, forse i primi anni del 100, e poiché il tono è spesso critico nei confronti non solo dei greci ma anche dei giudei, probabilmente l'ambiente in cui viene scritto non è Gerusalemme, città distrutta e in parte abbandonata dopo il 70 d.C., ma laddove una parte grande della comunità israelita si era ritrovata, cioè ad Alessandria d'Egitto. Leggi questo testo, ascolta più che altro questo testo, cercando di far tue le parti più costruttive, senza soffermarti troppo al tono, a volte polemico, contro greci ed ebrei. Gustati questo testo in una lettura non professionistica, ovviamente, di circa 20 minuti. Vedo, ottimo Diogneto, che tu ti accingi ad apprendere la religione dei cristiani e con molta saggezza e cura cerchi di sapere di loro, a quale Dio essi credono e come lo venerano, perché tutti disdegnano il mondo e disprezzano la morte, non considerano quelli che i greci ritengono dei, non osservano la religione degli ebrei, quale amore si portano tra loro, e perché questa nuova stirpe e maniera di vivere siano comparsi al mondo ora e non prima. Comprendo questo tuo desiderio e chiedo a Dio, che ci fa parlare e ascoltare, che sia concesso a me di parlarti perché tu, ascoltando, divenga migliore e a te di ascoltare perché chi ti parla non abbia a pentirsi. Purificati da ogni pregiudizio che ha ingombrato la tua mente e spogliati dell'abitudine ingannatrice e fatti come un uomo nuovo da principio per essere discepolo di una dottrina anche nuova come tu stesso hai ammesso. Non solo con gli occhi, ma anche con la mente considera di quale sostanza e di quale forma siano quelli che voi chiamate e ritenete dei. Non sono essi pietra come quella che si calpesta, bronzo non migliore degli utensili fusi per l'uso, legno già marcio, argento che ha bisogno di un uomo che lo guardi perché non venga rubato, ferro consunto dalla ruggine, argilla non più scelta di quella preparata a vile servizio. Non sono tutti questi idoli di materia corruttibile, non sono fatti con il ferro e con il fuoco, non li foggiò lo scalpellino o il fabbro, l'argentiere o il vasaio. Prima che con le loro arti li forgiassero, ciascuno di questi idoli non era trasformabile e non lo può essere anche ora. E quelli che ora sono gli utensili della stessa materia non potrebbero forse diventare simili ad essi se trovassero gli stessi artigiani? E per l'opposto, questi da voi adorati non potrebbero diventare ad opera degli uomini suppellettili uguali alle altre. Non sono cose sorde, cieche, inanimati, insensibili, immobili, non tutte corrottibili, non tutte distruttibili. Queste cose chiamate dei
a queste servite, a queste supplicate, infine, ed esse vi assimilate. Perciò odiate i cristiani, perché non le credono dei. Ma voi che li pensate e li immaginate tali, non li disprezzate più di loro. Non li deridete e li oltraggiate più voi che venerate quelli di pietra e di creta senza custodi, mentre chiudete a chiave di notte quelli di argento e di oro, e di giorno mettete le guardie perché non vengano rubati. Con gli onori che credete di rendere loro, se hanno sensibilità, siete piuttosto a punirli. Se non hanno i sensi, siete voi a svergognarli con sacrificio di sangue e di grassi fumanti. Provi qualcuno di voi queste cose. Permetta che gli vengano fatte. Ma l'uomo di propria volontà non sopporterebbe tale supplizio, perché ha sensibilità e intelligenza, ma la pietra lo tollera, perché non sente. Molte altre cose potrei dirti, perché i cristiani non servono questi dèi. Se a qualcuno ciò non sembra sufficiente, credo inutile parlare anche di più. Inoltre, credo che tu piuttosto desideri sapere perché essi non adorano Dio secondo gli ebrei. Gli ebrei hanno ragione quando rigettano l'idolatria di cui abbiamo parlato e venerano un solo Dio e lo ritengono padrone di tutte le cose, ma sbagliano se gli tributano un culto simile a quello dei pagani, come i greci, sacrificando a cose insensibili e sorde, dimostrano stoltezza, così essi, pensando di offrire a Dio come ne avesse bisogno, compiono qualche cosa che è simile alla follia, non un atto di culto. Chi ha fatto il cielo e la terra e tutto ciò che è in essi e provvede tutti noi delle cose che occorrono, non ha bisogno di quei beni. Egli stesso li fornisce a coloro che credono di offrirli a Lui. Quelli che con sangue, grasso e olocausti credono di fargli sacrifici e con questi atti venerarlo, non mi pare che differiscano da coloro che tributano riverenza ad oggetti sordi che non possono partecipare al culto. Immaginarsi poi di fare le offerte a chi non ha bisogno di nulla. Non penso che tu abbia bisogno di sapere da me intorno ai loro scrupoli per certi cibi, alla superstizione per il sabato, al vanto per la circoncisione e all'osservanza del digiuno e del novilunio, tutte cose ridicole, non meritevoli di discorso alcuno. Non è ingiusto accettare alcuna delle cose create da Dio ad uso degli uomini come bellamente create e ricusarne altre come inutili e superflue? Non è impietà mentire intorno a Dio come di chi impedisce di fare il bene di sabato? Non è degno di scherno vantarsi della mutilazione del corpo come si fosse particolarmente amati da Dio? Chi non crederebbe prova di follia e non di devozione in seguire le stelle e la luna per calcolare i mesi e gli anni, per distinguere le disposizioni divine e dividere i cambiamenti delle stagioni secondo i desideri, alcuni per le feste e altri per il dolore? Penso che ora tu abbia abbastanza capito perché i cristiani, a ragione, si astengono dalla vanità, dall'impostura, dal formalismo e dalla vanteria dei giudei. Non credere di poter imparare dall'uomo il mistero della loro particolare religione. I cristiani, né per regione, né per lingua, né per costumi, sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica umana come fanno gli altri. Vivendo in città greche o barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri. Partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria per loro,
e ogni patria per loro è straniera. Si sposano come tutti e hanno figli. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano nella terra, sì, ma hanno la loro cittadinanza in cielo. Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano le leggi. Amano tutti e da tutti vengono perseguitati. Non sono conosciuti, ma vengono condannati. Sono uccisi e riprendono a vivere. Sono poveri, ma fanno ricchi molti. Mancano di tutto e di tutto abbondano. Sono disprezzati, ma nei disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati, proclamati giusti. Sono ingiuriati, ma benedicono, maltrattati ed onorano. Facendo del bene vengono puniti come malfattore, condannati gioiscono come se ricevessero la vita. Dai giudei sono combattuti come stranieri, dai greci sono perseguitati, e coloro che li odiano non saprebbero nemmeno dire il motivo di tutto quell'odio. A dirle in breve, com'è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. L'anima è diffusa in tutte le parti del corpo e i cristiani nelle città di tutta la terra. L'anima abita nel corpo, ma non è del corpo. I cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. L'anima invisibile è racchiusa in un corpo visibile. I cristiani si vedono nel mondo, ma la loro religione è invisibile. La carne, per così dire, odia l'anima e la combatte, pur non avendo avuto ingiuria da essa, perché impedisce di prendersi dei piaceri. Il mondo, che pur non ha avuto ingiustizia dai cristiani, li odia, perché si oppongono a certi piaceri. L'anima ama la carne che la odia e le membra, e anche i cristiani amano coloro che li odiano. L'anima è racchiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo. Anche i cristiani sono nel mondo come in una prigione, ma essi sostengono il mondo. L'anima immortale abita in una dimora mortale, e anche i cristiani vivono come stranieri tra le cose che si corrompono, aspettando l'incorruttibilità nei cieli. Maltrattata nei cibi e nelle bevande, l'anima si raffina, e anche i cristiani maltrattati ogni giorno sempre più si moltiplicano. Dio li ha messi in un posto tale che ad essi non è lecito abbandonare. Infatti, come ebbi a dire, non è una scoperta terrena da loro tramandata, né stimano di custodire con tanta cura un pensiero terreno, né credono all'economia dei misteri umani, ma quello che è veramente Signore e Creatore di tutto e Dio invisibile, egli stesso fece scendere dal cielo tra gli uomini la verità, la parola santa e incomprensibile, e la riposta nei loro cuori. Non già mandando, come qualcuno potrebbe pensare, qualche suo servo o angelo o principe o uno di coloro che sono preposti alle cose terrene o abitano nei cieli, ma mandano lo stesso artefice e fattore di tutte le cose per cui creò i cieli e chiuse il mare nelle sue sponde e per cui tutti gli elementi fedelmente custodiscono i misteri. Da lui il sole ebbe da osservare la misura del suo corso quotidiano. A lui obbediscono la luna, che splende nella notte, e le stelle, che seguono il giro della luna. Da lui tutto fu ordinato, delimitato, disposto. I cieli e le cose nei cieli, la terra e le cose nella terra, il mare e le cose nel mare, il fuoco, l'aria, l'abisso, quello che sta in alto, quello che sta nel profondo, quello che sta nel mezzo. Lui, Dio, mandò ad essi. Forse, come qualcuno potrebbe pensare, lo inviò per la tirannide, il timore o la prostrazione. No, certo. Ma nella mitezza e nella bontà, come un re manda suo figlio, lo inviò come Dio e come uomo per gli uomini. Lo mandò come chi salva, per persuadere, non per far violenza. A Dio non si addice la violenza. Lo mandò per chiamare, non per perseguitare. Lo mandò per amore, non per giudicare.
lo manderà a giudicare. E allora chi potrà sostenere la sua presenza? Non vedi i cristiani che, gettati alle fiere perché rinnegano il Signore, non si lasciano vincere? Non vedi quanto più sono puniti, tanto più crescono gli altri? Questo non pare opera dell'uomo, ma è potenza di Dio, prova della sua presenza. Chi fra tutti gli uomini sapeva perfettamente che cosa è Dio prima che egli venisse? Vorrei accettare i discorsi vuoti e sciocchi dei filosofi degni di fede. Alcuni affermavano che Dio è il fuoco, ove andranno essi chiamandolo Dio, altri dicevano che l'acqua, altri che uno degli elementi da Dio creati. Certo, se qualche loro affermazione è da accettare, si potrebbe anche asserire che ciascuna di tutte le creature ugualmente manifesta Dio. Ma tutte queste cose sono ciarle, sono favole da ciarlatani. Nessun uomo lo vide o lo conobbe, ma egli stesso si rivelò a noi. Si rivelò mediante la fede, con quale solo è concesso vedere Dio. Dio, Signore e Creatore dell'universo, che ha fatto tutte le cose e le ha stabilite in ordine, non solo si mostrò amico degli uomini, ma anche magnanimo. Tale fu sempre e sarà, eccellente, buono, mite e veritiero, il solo buono. Avendo pensato un piano grande e ineffabile, lo comunicò solo al Figlio. Finché lo teneva nel mistero e custodiva il suo saggio volere, pareva che non si curasse e non pensasse a noi. Dopo che per mezzo del suo Figlio diletto rivelò e manifestò ciò che aveva stabilito sin dall'inizio, ci concesse insieme ogni cosa, cioè di partecipare ai suoi benefici, di vederli e di comprenderli. Chi di noi se lo sarebbe aspettato? Dio dunque, avendo da sé tutto disposto con il Figlio, permise che noi, fino all'ultimo trascinati dai piaceri e dalle brame come volevamo, fossimo travolti dai piaceri e dalle passioni. Non si compiaceva affatto dei nostri peccati, ma ci sopportava e non approvava quel tempo di ingiustizia, invece preparava il tempo della giustizia perché noi fossimo convinti che in quel periodo per le nostre opere eravamo indegni della vita e ora solo per bontà di Dio ne siamo degni e dimostrassimo, per quanto fosse in noi, che era impossibile entrare nel regno di Dio e che solo per sua potenza ne diventiamo capaci. Dopo che la nostra ingiustizia giunse al colmo e fu dimostrato chiaramente che come suo guadagno spettava il castigo e la morte, venne il tempo che Dio aveva stabilito per manifestare la sua bontà e la sua potenza. O immensa bontà e amore di Dio! Non ci odiò, non ci respinse, non si vendicò, ma fu magnanimo, ci sopportò e con misericordia si addossò i nostri peccati e mandò suo Figlio per il nostro riscatto, il santo per gli empi, l'innocente per i malvagi, il giusto per gli ingiusti, l'incorruttibile per i corrotti, l'immortale per i mortali. Quale altra cosa poteva coprire i nostri peccati se non la sua giustizia? In chi avremmo potuto essere giustificati noi, ingiusti ed empi, se non nel solo Figlio di Dio? Dolce sostituzione, opera inscrutabile, benefici inaspettati. L'ingiustizia di molti viene riparata da un solo giusto e la giustizia di uno solo rende giusti molti. Egli, che prima ci convinse dell'impotenza della nostra natura per avere la vita, ora ci mostra il Salvatore capace di salvare anche l'impossibile. Con queste due cose ha voluto che ci fidiamo della sua bontà e lo consideriamo nostro sostentatore, padre, maestro, consigliere, medico, mente, luce, onore, gloria, forza, vita, senza preoccuparsi del vestito e del cibo. Se anche tu desideri questa fede, per prima otterrai la conoscenza del Padre. Dio infatti ha amato gli uomini. Per loro creò il mondo. A loro sottomise tutte le cose che sono sulla terra. A loro diede la parola e la ragione. Solo a loro concesse di guardarlo. Lo plasmò secondo la sua immagine. Per loro mandò suo Figlio unigenito. Loro annunziò il regno nel cielo e lo darà a quelli che l'hanno amato. Una volta conosciutolo, hai idea di quale gioia sarai colmato? Come non amerai colui che tanto ti ha amato? Ad amarlo diventerai imitatore della sua bontà e non ti meravigliare se un uomo può diventare imitatore di Dio. Lo può, volendolo.
Non si è felici nell'opprimere il prossimo, nel voler ottenere più dei deboli, arricchirsi e tiranneggiare gli inferiori. In questo nessuno può imitare Dio. Sono cose lontane dalla sua grandezza, ma chi prende su di sé il peso del prossimo e in ciò che è superiore cerca di beneficare l'inferiore, egli è discepolo. Chi dando ai bisognosi ciò che ha ricevuto da Dio è come un Dio per i beneficati. Egli è imitatore di Dio. Allora, stando sulla terra, contemplerai perché Dio regna nei cieli. Allora comincerai a parlare dei misteri di Dio. Allora amerai e ammirerai quelli che sono puniti per non volere rinnegare Dio. Condannerai l'inganno e l'errore del mondo quando conoscerai veramente la vita del cielo. Quando disprezzerai quella che qui pare morte e temerai la morte vera, riservata ai dannati al fuoco eterno che tormenta sino alla fine coloro che gli saranno consegnati. Se conoscerai quel fuoco, ammirerai e chiamerai beati quelli che sopportano per la giustizia il fuoco temporaneo. Non dico stranezze, né cerco il falso, ma divenuto discepolo degli apostoli divento maestro delle genti e trasmetto in maniera degna le cose tramandate a quelli che si sono fatti discepoli della verità. Chi infatti è rettamente istruito e fattosi amico del Verbo non cerca di imparare saggiamente le cose che dal Verbo furono chiaramente mostrate ai discepoli. Non apparve ad essi il Verbo, manifestandosi e parlando liberamente, quando dagli increduli non fu compreso, ma guidando i discepoli che da lui ritenuti fedeli conobbero i misteri del Padre. Egli mandò il Verbo come sua grazia perché si manifestasse al mondo, disprezzato dal popolo, annunziato dagli apostoli, fu creduto dai pagani. Egli fin dal principio apparve nuovo ed era antico, e ogni ora diviene nuovo nei cuori dei fedeli. Egli è eterno, in eterno viene considerato figlio. Per mezzo suo la Chiesa si arricchisce e la grazia, diffondendosi nei fedeli, si moltiplica. Essa ispira a saggezza, svela i misteri, preannuncia i tempi, si rallegra per i fedeli, si dona a quelli che cercano senza infrangere i giuramenti della fede né oltrepassare i limiti dei padri. Si celebra poi il timore della legge, si riconosce la grazia dei profeti, si conserva la fede nei Vangeli, si conserva la tradizione degli apostoli e la grazia della Chiesa esulta. Non contristando tale grazia, saprai ciò che il Verbo dice per mezzo di quelli che vuole, quando vuole. Per amore delle cose rivelatici, vi facciamo partecipi di tutto quanto, la volontà del Verbo che lo ordina. Fummo spinti a parlare con zelo per questo. Attendendo e ascoltando con cura, conoscerete quali cose Dio prepara a quelli che lo amano rettamente. Divenuto un paradiso di delizie e producono in se stessi, essi si trasformano. Ornati di frutti vari, diventano un albero fruttuoso e rigoglioso. In questo luogo infatti fu piantato l'albero della scienza e l'albero della vita, non l'albero della scienza. Ma la disubbedienza uccide. Non è oscuro ciò che fu scritto, che Dio da principio piantò in mezzo al paradiso l'albero della scienza e l'albero della vita, indicando la vita con la scienza. Quelli che da principio non la usarono con chiarezza, per l'inganno del serpente furono denudati. Non si ha vita senza scienza, né scienza sicura senza vita vera. Perciò i due alberi furono piantati vicini. L'Apostolo, comprendendo questa forza e biasimando la scienza che si esercita sulla vita senza la norma della verità, dice: «La scienza gonfia, la carità invece edifica». Chi crede di sapere qualche cosa senza la vera scienza testimoniata dalla vita, non sa. Viene ingannato dal serpente non avendo amato la vita. Lui invece, con timore, conosce e cerca la vita. Pianta nella speranza, aspettando il frutto, il seme nuovo. La scienza sia il tuo cuore e la vita la parola vera recepita. Portandone l'albero e cogliendone il frutto, abbonderai sempre delle cose che si desiderano davanti a Dio, che il serpente non tocca e l'inganno non avvince. Eva non è corrotta, ma è riconosciuta vergine. Si addita la salvezza, gli apostoli sono compresi, la Pasqua del Signore si avvicina, si compiono i tempi e si dispongono in ordine, e il Verbo che ammaestra i santi si rallegra. Per Lui il Padre è glorificato. A Lui la gloria nei secoli.
Amen.